Sappiamo tutti che cos'è un selfie, ma ci puoi spiegare cos'è il selfie dei politici, il selfie politico? Beh, apparentemente il selfie del politico è come tutti i selfie che facciamo noi quotidianamente. Quello che lo differenzia è il fatto che oggi è diventata una strategia di comunicazione politica che appunto molti politici, sia italiani che stranieri di tutto il mondo, utilizzano per mettere in scena un'immagine di sé più credibile e sicuramente più autentica. E tra i politici italiani chi sono quelli che fanno più uso di selfie? Nella ricerca noi ci siamo occupati soprattutto di quelli stranieri, ma non nascondo che l'idea è quella di lavorare sui politici italiani. Sicuramente Matteo Renzi è il re dei selfie all'italiana. E invece per quanto riguarda gli altri politici, soprattutto americani, voi avete parlato Barack Obama, c'è anche un caso particolare di chi, pur essendo politico, non si fa i selfie. Ci puoi dire chi è? Noi abbiamo trovato che in realtà il politico americano che si fa più selfie è Cory Booker, che è un giovane politico democratico noto e famoso proprio per la sua modo anticonvenzionale di comunicare. Barack Obama non fa tantissimi selfie in realtà, ma i pochi selfie di Barack Obama ovviamente sono quelli che hanno una maggiore diffusione a livello mondiale. E abbiamo trovato che tra i politici con più follower su Twitter, Rania Di Giordania non si fa selfie, cioè ha un numero incredibile di fotografie che la ritraggono spesso anche in contesti privati con la propria famiglia, ma sono tutte fotografie altamente istituzionali. Ed è l'unico politico anche donna, e questo ci fa riflettere anche su un certo discorso di genere nell'ambito della rappresentazione politica.